Come dice il signor Ronald McDonald, uno squalo gigante di nome Ploop ha ucciso il suo Maker Drive e oggi vuole vendetta dalla squadra a distruzione fetente. Ma ci pensiamo noi, non ti preoccupare, amico mio. Sì. No, poverino, lo dobbiamo consolare, poverino. Non si preoccupi, Ronald, noi siamo la squadra di distruzione e distruggeremo lo squalo gigante che ha distrutto però il McDonald's. Però in cambio 800 panini. No, 8000. Allora, venite con me, vi faccio vedere le armi che abbiamo. Ben ritornati, boys and girls, prima di tutto, anzi, ancora una volta, ciao ragazzi e benvenuti su Brick Rigs, il gioco dove mille veicoli possono distruggere mille cose. E spacchiamo tutto! Allora, io mi ricordo che spesso e volentieri qualcuno di voi veniva ucciso su questo gioco. Streccatto, mi pare anche che fosse. Anche io mi ricordo, sì, era proprio lui, era Streccatto. Ma anche Alex! Vai lì! Ho dato in passo a creature orribili. È vero, vai più lì che ti sparo un attimo, ecco qui. Poi piano, per favore. Mi fa bene al pancino vedere Streccatto morto. Anche a me. È sempre un godurioso goduriame. È stato cattivo. Allora, vediamo di decidere chi va con cosa. Perché il pesce, il Bloop gigante, che è uno squalo alto 50 metri e lungo 280 metri. Ma quanto è grande? Ma scusa, come facciamo a distruggerlo? È un po' lontano però, quindi abbiamo bisogno di prendere le cose. Io avrei prenotato per venire con te perché ho paura. Va bene, allora io e te andremo sul mezzo corazzato, il carro Armando. È bellissimo, anche io voglio venire su questo. Vedi, c'è tanto posto. Veramente bello. È così? No, a due posti, Alex, mi dispiace. Ma guarda che minica, un aiuto. Tu, Alex, però potrai andare sopra questa bellissima police car. Che bella, c'ho pure le sirene sopra. Faranno i nonni no, secondo te? Se lo fai ti esplodo, quindi ok, te. Non lo farò. E Streccatto, per te questo fenomenale school bus. Ma bellissimo, posso portare anche il clown con me? No, vuoi portare i bambini a scuola, però se ti piace. Che bello. Ah, che bello, che bello. No, perché non devo parlare. Detto. Detto, non fa nulla. Saliamo. Devi entrare come driver, non come passenger. Saliamo dal lato giusto di questa bestia. Che bello grosso, Anna. Sai che. Ok, ci siamo ci noi. Ci sono. Anna, me l'hai. No, aspetta. Anna. Ma io non so dove si sale, tu me lo rubi. Quello rosa. Quello rosa, ma cosa stai dicendo? Che, allora, se tu guardi, c'è una cosa che c'è scritto in rosa: enter as driver. Ci sono, Anna, sali anche tu. Ok. Io sono sulla torretta. Aspetta. Lo sparato, no, dai, ma non c'è. Oh, Streccatto! Oh, cacchio! No, Stre! Oh, miseria! Sei un famous! Non l'ho fatto apposta! Non so, aspetta che facciamo la constatazione amichevole! Non c'è più la scuola, Bus! Aiuto! Mi sono ribaltato! Stre, hai rotto tutto! Sei stato tu, io t'ho visto, che rompevi tutto! Non riesco più a uscire dal veicolo! Bambini, scappate! Anna, scendi, per favore, devo salire di nuovo! Ma poi salire da solo! Oh, scendi! Che non trovo mai l'entrata! Oh, è di qua! Ma porcami, qui è! Oh! E che devo scendere io? È una volta che puoi fare utile! Guido? A piedi vieni! Oh, va bene! Ho spazio! No, che il calcio da traino! Lascia stare Ronald! Adesso però dobbiamo andare, non c'è più tempo da perdere, dobbiamo andare Lion, dritti. Lion, abbiamo il gancio da traino, trainiamo qualcuno. Non trainiamo nessuno perché non so come ma si usa. Faccio fatica a salire e figurati se devo capire come si usa il gancio da traino adesso, che non ne ho la più pallida idea. No, ho preso tutto Streccatto. Dai. Che cattivo! Che mostro! Sei proprio un imbecille! Ricordati hai che ragione. Noi dobbiamo andare tutti insieme perché questo Bloop gigante è lunghissimo! No! Se ti prendo! Se ti prendo! Eccolo! Vabbè! Macchina mia! Dovresti ringraziarmi, ora è decappottabile, eh? Vale di più. Sì, guarda, con questo sole poi! Wow, è bellissimo! Grazie. Ti fa comodo! Aspetta che vedo un nemico lì all'orizzonte! Ma a cosa ho dovuto questi proiettili? Ho dovuto schivare! Sei un nemico, sei uno zombie, sei verde! Ma no, poverino! Io lo sapevo chi divertente. Era! Dovevo proteggere gli altri miei amici da questo mostro terribile che stava arrivando e non potevo sapere che era Streccatto. Però, ma ci vuole tutta la mano d'opera per abbattere il Bloop! Sì, adesso seconda tappa, si sale sopra questo bellissimo aereo! Ma aspetta, ma guarda quanto è bello, ma che missilozzi c'ha!
Aspetta che te li tiro in testa. Allora, no, saliamo. Chi ci sta insieme a me su questo aereo bellissimo? Io? Mi sa nessuno. Solo tu. Vabbè, allora voi prenderete il carro armato e mi raggiungerete verso la spiaggia. Amici, a bordo, ho capito tutto. Siamo tutti a bordo. Qualcuno è stupido. Qualcuno è stupido. Aspetta però, perché è un conto è farlo partire, un conto è riuscire. Aspettami. Eccolo. Eccolo. Lion volante. No! Oh mio. Perché? Vabbè, è andato tutto bene, dai. Uscita dalle macerie. Ma là che non ci ha mai tradito, usiamo quello. Ma sai cosa ti dico io? Adesso anche questo qua io so guidare, perché ho imparato la tecnica, la tecnologia. Oh no. Sì. Ne vogliamo un altro! Dai, salite qua, adesso va io tutto salgo, bene. Mamma mia, te l'ho detto! Te l'ho detto che questo andava! No, sì! Lion volante alla faccia vostra! Via! Arriviamo No! Dai, è difficilissimo, eh. Sì, è impossibile guidare questi. Proviamo con l'aereo a sto punto. Dici che anche quello funziona alla stessa maniera? Sai che è potrebbe sicuro, essere? Eh? Quello è un po' scassato, però io non ci salirei. Ma morirò anche questa volta. Aspetta, aspetta. Questo è decisamente scassato. Questa è Satana. Io non lo userei, fossi in te. No, non ho fatto niente, era già così. Occhio, 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 si sta rovesciando ancora. E niente, è esploso. Ok, 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 adesso è la volta buona. Un aereo serve, un aereo semplice, se un elicottero semplice. Questo umile. Qui è tornato indietro. Magari resistente. Anna, stai zittina, vieni qui, dov'è Anna? Dov'è Anna che si fa gli affari suoi ogni volta? Vieni qui. Qui. Brutta fessa chiotta. Oh, questo è perfetto, ragazzi. Salite a bordo. Questo bello. È buono. Quei posti, wow. Saliamo, saliamo. Aspetta, c'è solo un posto. No, aspetta, aspetta. Ci sarà. No, sei al sedile mio. Non è vero. Non è vero. Aspetta, che devo salire. Eccolo. Ok, vai. Decolla. Non va. Ci mettiamo dall'altra parte. Non dai, parte. Flop, non parte. Ma sei proprio un incapace. Perché non mi senti? Cosa c'è che non va? Ma sei capace di pilotare, scusami. Perché io ti parlo e tu oggi non mi senti? Qual è il problema, Anna? Ah, adesso hai preso l'elicottero non che t'avevo indicato sente. Io da prima. Questa non mi sente. Sei veramente un maiale. Portala giù. Vai, Lion, via, via, decolliamo. Lasciamo stregato. Ma sto arrivando, ci sono sopra. Non va lo stesso. Aspetta, adesso dai. Va. Eccolo, eccolo, okay, eccolo. Oh. Vai, parte. Allora, vi faccio la meta. Dovete dirmi la direzione verso cui devo andare. È quella direzione, un pochino più a destra però. Non so girare, girare. Non, oh no. Abbiamo perso l'elica, non fa nulla. Va tutto bene. Scendete, abbandonate la nave. Piccole turbulenze, non mi importa. Sentite, quegli elicotteri non si fa. Prendiamo una limousine e andiamo bella, a piedi. Bella, mi piace, arriviamo con stile. Qualcosa di mano lungo. Anna, io non vorrei insistere sullo cosa stesso vuoi? Discorso più volte. Ma come mai tu oggi non mi senti? Perché è più volte che succede questa cosa, che io ti parlo. Scusa, hai detto che prendi una limousine e noi arriviamo. Questa non è una limousine comunque. Sali e zitta. Non lo è per niente. Sto salito, grazie. Mannaggia. Io spero che stiamo andando nella direzione giusta. E basta perdere pezzi. Sto perdendo le ruote. Senti, io devo andare. Dobbiamo salvare il McDonald's di Ronald. E guarda qua, tutto spaccato. Ok, Lion, queste sono le moto che vi ho preparato. Però abbiamo solo queste, purtroppo. Guarda, meglio di quello che ho preparato io. Ma sono quasi tutte a terra, come facciamo? Guarda, non mi sembrano molto funzionanti. Forse giusto una. Questa è mia, questa azzurra è mia, la prendo io, mi sembra buona. Ma dove ci si siede? Non c'è neanche il sedile. Però siamo vicini, perché lì vedo il McDonald's distrutto dal bloop. E quindi tecnicamente quella distesa oceanica davanti dovrebbe essere la sua casa. E dove così vive. Completiamo la nostra missione. Allora, vediamo un po'. Anna, ti siedi su questa moto arancione? Ma ci si può sedere? No, ci si siede per terra lì, vedi. Che senso? Vabbè, funziona. Ma così, tipo? Sì, tranquilla, guida felice. Poi, io voglio questa qui. Questa qua fa brum. Prego, forte. Sentiti benvenuto. Questa mi sembra perfetta. Bravo, guidala come un drago. Brum, brum. Aspetta però, è buonissimo. Perché, Alex, ti lascio...
ti lascio questa qui, che è pur bella. Ma è bellissima questa blu, c'ho pure tre ruote, non posso ribaltarmi. Lion, questa neanche accelera. Vieni, Anna, guarda, questo qui ha due posti, puoi sederti indietro con me. Ecco, oh, qui. Meno male, oh. Oh, che bello. E adesso andiamo dritti verso andiamo il McDonald's. Andiamo tutti, a tutta vita. Aspettate, vedo che Stregato ha bisogno di aiuto. Niente, sta a finire male, Lion. Siamo rotti tutti. Mi si è rotta la anteriore. Andiamo a piedi. Cosa fai? Spavento. Ho dovuto. Vieni, Anna, andiamo. Io e te siamo andiamo, ancora vivi. Andiamo, c'è il bloop che ci aspetta. No, no, l'ho visto. Oh, però smettila. Mi hai chiuso tutte volte. Sento, Stregato, e soffri, maledetto. Però eccoci qui, il nostro obiettivo davanti a noi, Anna. Ecco che arriviamo, Anna. Eccoci, piano, che arriviamo. Piano, che la rompi. Ancora vivo, perfetto. Il McDonald's è un po' dateci distrutto. Dateci panini, abbiamo fame. Senti, ci meritiamo almeno una merenda dopo tutta la fatica che abbiamo fatto per arrivare. Effettivamente, effettivamente. Però è tutto rotto? Perché l'ho rotto, rotto il pesce. L'ho rotto il pesce. No, e quindi niente panini. Hanno chiuso. Io so cosa spiego. Faremo. Adesso faremo degli hamburger di pesce. Così impara, sti infame. Guardatelo lì nel mare. Lo vedete, quell'enorme colosso marino. Ma fosse una roccia, aiuto, è gigante. Quello guarda è che bocca famelica. Ha una bocca enorme. Adesso per ucciderlo c'è bisogno assolutamente di qualcosa di ma atomico. Bisogna prendere un missile, secondo me. Un razzo, per esempio. Qualcosa di qualcosa di sganciante. Sto guardando un po'. Ah, ma io lo so. Hai che cosa fa bene. È perfetto. Oh, oh mio Dio, è eccessivo. No, mi no, piace. È giusto. Questo è giusto, secondo me, invece. Ma è tutto un razzo, scusa. Oh mio Dio, aiuto. Venite co- prima dovremmo provarlo su Stregato per capire se è buono davvero. Hai ragione, è un'ottima prova questa. Te- e se non lo uso? Va bene, mettiamo un altro. Vai più lontano, Stregato, che questo viaggia, vai, vai. Vai, vai, che non fa nulla, e è morbido. Stop, eh? Sì, sì, vai, vai. Allora, vediamo un po' se capiamo come si usa. Ok. Oh, oh, hai acceso il razzo. Qualcosa si è acceso Lion dietro il tuo popò e sta facendo frrrr. Sì, lo so. Esplodere molto probabilmente. Non è vero, va tutto bene, tranquillo, adesso devo solo capire. Devi lanciarlo. Sì, si sì stanno muovendo delle alette sopra il razzo, si sta allineando. Lo vedo, però ci mancherebbe, secondo ma me. Si sta muovendo. E no, okay, perché stai alzando l'asta. No, come ho alzato l'asta? Così... non lo so, l'hai appena alzata. Così, sicuro? Non devi vedo nulla. Devi stare, sì, no, adesso no. Non che è vero. L'hai alzata. Ma sei un bugiardo, sei un bugiardo. No, te lo giuro. Come si fa? Non, non fa nulla. Non è che sono cacciato, devi sganciarlo. Non lo so come si usa. Ma non c'è un manuale delle istruzioni di questi veicoli? Perché ogni volta non si capisce nulla. Ah, ho capito come si usa. Ho alzato il razzo. Aiuto, okay, ma che cosa, ma è gigante. Ok, vado, eh. Ecco. Oh, tranquillo. Sta andando al contrario. Sta andando al contrario. Adesso va, e l'importante è che si sganci. Devi prendere me. Non si stacca. Anna, non si stacca. Lion è andato. Non fortissimo è andato, è qua ancora. Aspetta che ora. Mi sa che sta per esplodere. No, adesso c'è parte, adesso oddio parte. Oh, no, eccolo, sta partendo, adesso va. Ok, vai. Va. Adesso mira va. Bene, bene. Sta andando. Sta... non è vero. Aspetta, ora mi va. C'è l'Aistra nel merino. No, è tutto incastrato il razzo, non va. Porca miseria, oh, ma guarda che sfiga. Ma ci vuole un brevetto per ogni... esploso. Sapevo io. Guarda. Ha fatto boom. Aia, mi ha investito una ruota. Che palle! Sono impossibili da guidare questi mezzi. Però mi sembra che se si riesce a farlo partire... usiamo il carro armato di prima, era bellissimo quello. No, 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 e no, non no ti esplode in faccia. No, no, ho detto di no. Non proveremo su Stregato, proveremo direttamente sul bloop, no, ma useremo il razzo. A me non è manco colpito prima, ci sono rimasto male. Ma se vuoi io ci riprovo, eh. Magari questa volta va bene. Se vuoi. Dai, allora, oh, mamma, mantenetevi la calma, ok? Ecco, okay, qua vai, è andato, vai, è andato, è andato. Miralo. Ah, no. E mica lo so. È andato. È andato. È andato in acqua. E ma dove è andato? Boh, non sappiamo. Però io è l'ho andato visto fare pluff nell'acqua. Ma non va bene. Non era quello che volevamo noi. Io dovevo poter guidare il razzo, ma non ho mica potuto guidare il razzo. Io e speravo. E dovevi indirizzarlo su di me. Lo aspettavo. Proviamo un altro razzo, perché questo qui era troppo difficile. Ma se io prendo magari, che ne so, una nave. Una nave con un missile potrebbe funzionare, no? Oddio, una nave. Ma che idea. Oppure anche un aereo con un missile potrebbe funzionare benissimo. Assicuro l'aereo? Sì, sono capace. Okay. Ah, beh, perfetto, oddio, è perfetto, te l'ho detto. Lion te l'ho detto. Pezzo di Lala.
Tranquilla, va tutto bene, my love. Adesso io. Vai, schiattati sul blob. Vai. Non lo so fare. Oh no. Curva, curva, fai la curva. Ma sei per lontano. Non ci vedo più. Sto girando. Lion volante alla base. Mi dirigo. Ancora di più, gira. Lion volante, non ti vediamo ancora. È andato. E fuori dei nostri radar. E niente. Niente. È andata così. Però adesso sono nel mare con il bloop. Quindi se io prendo una bella barca, secondo me adesso posso uccidere il bloop dal suo ambiente. E dai, che riproviamo. Allora, una bella barca. Serve una boat. Una bella boat. Grande. Una roba gigante. Massiccia proprio. Deve essere militare con i razzi. Altrimenti tipo un sottomarino esiste. Chissà, secondo me sì. Però bello adesso quello, questa. Magari con i siluri. Allora fammi provare, eh. Ah, ragazzi, questa è perfetta, è un motoscafo velocissimo. Ah, oddio, l'ho visto, arriviamo. Non so se c'è posto anche per voi, eh. Ecco, bravo. No. Sì, bravo, bravo, bravo. Vieni, sto vieni. Sto con un pesce. Bravo, sono bravissimo, salito, ottimo. E gli altri? Arrivando, mio blu. Gli altri sono scarsi. Eccone uno. Ok. Perché Alex ha un lucchetto sopra la testa e sei stato arrestato? Mi sa, per forza, sicuro. E Anna? Ti sono! Sono, tipo, qua da qualche parte. Magari è sott'acqua. Sì, molto più sott'acqua. Perché sì, mi sì. Dici ci sono se non è vero che ci sei e dai fastidio ancora di più? Difficile. Brava, bello sentirti rantolare senza vederti. È bellissimo, guarda. Sono nell'acqua. Io ti lascerei lì, guarda. Ti lascerei tantissimo lì. Ma invece sono gentile, staccato. Ma non c'è posto. Scendi. Oh, ma sono Stregato, ci vuoi fare i pesci? Ormai è ci questo. Ci sono a bordo, grazie mille. Ok, Stregato è stato anche falciato dalle ventole della nave. Però ora il nostro obiettivo è davanti a noi. Lo avvistate il bloop lì davanti? Sì, lo avvistiamo. Lo vediamo dritta. Ok, Poppa. Allora adesso mi ci schianto direttamente addosso e lo distruggerò. Vai, un distruggilo. Caricalo col tuo motoschifo a punta. Ci vuole un po' perché è lento. Cioè è veloce, però il bloop era molto lontano ed è molto grande. Adesso arriviamo, quei due secondi. Ma ecco, mi ci metto pure sopra. Ma proprio c'è una faccia simpatica, Lion. Non dobbiamo ucciderlo. No, è un mostro, ti dico, è un mostro. Ma sei impazzito, carica il bloop. Non gli abbiamo fatto niente. Questa è la bombetta, finalmente. E ora proviamo a farla esplodere. Siete pronti? Boom, sì. Siamo pronti al botto. Ma arriva anche noi nell'esplosione. Due. Uno. Oh, troppo ansia. Non funziona. Non funziona. No. Però perché si è bagnata. No, non è che si è bagnata, è perché va data la miccia, capito? Bisogna spararci. Ah, accesa. È normale. Allontanatevi che ci penso io. Tre. Mi allontano, scappo. Due. Uno. Bloop, beccati questa. Esplodi. Ma non gli abbiamo fatto niente. Non gli hai fatto niente. È esplosa la bomba, hai visto? Ora sono io il bloop. Guarda un po', posso aprire in anche la bocca. In che senso sei tu il bloop? Sì. Oh, ma dentro la bocca c'ha tipo una fontana d'acqua. Ma è bellissimo! Entrate in bocca! Andiamo! Entrate in bocca del bloop. No! Piano! Aiuto! Entrate in bocca! Come è possibile? Cos'è successo? No, è il bloop! No! È esplosa in ritardo la TNT che ho messo io! Il bloop! Adesso mi è tutto il bloop! Era il nostro giochino nuovo! Avevo capito come si faceva ad usarlo! No! Ma dentro c'era un salotto, ma che cos'è qua? Tutti gli ingranaggi. È vero, guarda, poltroncine, cosine. Provo un altro bloop, ragazzi, perché non mi voglio arrendere. Uno più bello, uno più grande. Avevo capito come si poteva guidare il bloop e me lo sono perso così all'ultimo momento. No, non lo posso accettare. Lo Eccone dobbiamo un dominare. Altro. Vedo il tuo nuovo bloop. Oh, che bocca che ha, ragazzi, che bocca che ha. È enorme all'interno. Entrategli nella bocca, vai, venite. Ma, ci sono. Oh mio Dio, ci no, sono. Guarda come mangia. Che cosa? Aiuto, favorissimo. Aiuto, ci mangia lui. No, vai via. Mamma mia, enorme, sono dentro il bloop. Mi ha sputato fuori. Manzo. Poi all'acqua che ti spinge verso il dietro, perché nel dietro ti digerisce, capito? Ti mangia. Che schifo. Entra dentro. Io sono nel dietro del bloop. Entra dentro. Sto arrivando all'acqua.
Questa cosa è stata brutta, mi ha digerito il blu. Ho in mano l'arma atomica definitiva. Ve la faccio provare. Attento, non fartela scivolare. Tranquillo. Ma che sai che non ti vedo? Non la vedo ancora. Dov'è finita sta... Eccola. Ma c'è lo piovere in testa. Ragazzi, posso affermare con certezza che la bomba funziona. Quindi non adesso vale più niente. Mettetevi in prima fila e state a guardare, perché sto per droppare la bomba in testa al bloop. Sono nel punto visivo migliore del mondo. 3, 2, 1. Ci vediamo all'inferno, bloop. Via. In mare è pieno di pezzi di blu, ragazzi. Abbiamo vendicato il nostro amicone. L'abbiamo affondato. Non è rimasto così niente. Sono arrivati pezzi di blu fino alla spiaggia. Beh, l'esplosione era catastrofica. Sto tornando indietro dalla missione che è riuscita. Non vedo nessuno, credo che anche voi siate morti. Siamo sulla spiaggia, vi vedo. Tornerà a noi. Ah, eccovi, vi vedo. E adesso, per terminare dulcis in fundo, quale video di Brick Riggs sarebbe completo senza aver distrutto qualcosa che Strecatto ama, per dargli del dolore? Qualcosa di bello, un regalino. Sì, allora adesso ti faccio un regalino e poi te lo rompo. Mettiti vicino alla torta, brutto Strecatto maledetto. Ecco, abbracciala, ti piace, è il tuo regalo è di compleanno. È bellissimo, è gigante. Allora ragazzi, cantiamogli la canzoncina. E alla fine della canzoncina arriva la bombettina. Prendi la candelina. Devi piangere, altrimenti non c'è gusto, tu imbecille. Oh, no, oh, io per adesso sono contento, ho un bellissimo regalo. Vabbè, okay. Cantiamo. Buon compleanno a tre. Buon compleanno a tre. Che bello. Tanti auguri. Buon auguri. Fallito. Buon compleanno a te. E la bomba a me. Mi è esploso tutto. Deve esplodere ancora. Che bomba. Ma che bello. Che bello. La torta è per me. La torta è ancora intera. Ma era fatta di cemento questa torta. Guardala, è indistruttibile. Non c'è più il topping sopra. Porca miseria. Aspetta che ci puto un missile. Niente, guarda. No! Bella dura questa torta, era proprio quindi della nonna. Che buona! No, fa schifo. Però, per oggi possiamo dire di aver completato la nostra missione. Strecatto, sei morto? Mi auguro di sì. Vabbè, ti aiuto io. Sicuro. Ora di sicuro. E per oggi ci fermiamo. Grazie di aver guardato il video. Fateci sapere se volete vedere altri video su Brick Riggs. E per oggi, Lion, out! Ciao!